campo basso, sì, sospesa, non si sa il motivo. È stata sospesa perché pare che un giocatore del campo basso si è sentito male, uno in panchina, non so nemmeno se giocava. I finali ce li ho adesso i finali. C'è Castelfidardo Civitanovese 2-6, Chieti Jesina 1-1, sì. Poi Giulianova Celano 0-0. Sì. E la sorpresa San Nicolò che continua a vincere. No, San Nicolò 3-3. Vi spesero, ma San Nicolò 3-3. Dava ancora la vittoria. Va bene. L'Agnonese ha vinto 1-0 col Fano. La sorpresa è questa. Sì, L'Agnonese è un'altra sorpresa. Vedi, ti confermo che questo è un campionato molto equilibrato. Quindi è tutta una sorpresa. Comunque, prendiamo queste vittoria buona, siamo di recuperare gli infortunati, c'è Paola Costa che si è rifatto un'altra volta a Botticini, abbiamo dovuto sostituire, abbiamo sempre questo problema, comunque speriamo che Borghetti entri presto in difesa, perché insomma la difesa ancora non mi piace, ecco, comunque dai una buona vittoria, ci sentiamo in settimana. Andrò a Jesi, quindi ti confermo la mia presenza per Jesi, quindi ci sentiamo. Ok Sandro, grazie di tutto e buona giornata. Un bacio grande, ma scherzi, sempre grazie a te. Ciao Sandro, ciao. Belle cose, buona giornata. Ciao Sandro, ciao. Come abbiamo sentito, abbiamo avuto dei finali del girone F che sono cambiati perché erano risultati sbagliati, abbiamo questo pareggio 3-3 della Vispesaro sul San Nicolò, il 2-0 San Benedettese Termo, l'Olimpia Lionese Trano 1-0, Matelica Fermana 6-3, allora avevamo ragione di dire 6-3, Maceratese a Mitternina 1-0, Chieti Jesina 1-1, Castelfidardo Civitanese 2-6, Recanatese Campobasso sospesa, speriamo che non sia nulla di grave, pare per, come diceva Sandro, lo riferiva l'amico Sandro, per un malore un giocatore, speriamo nulla di grave. E che la cosa si risolva per il bene, per il meglio. Adesso andiamo con un altro collegamento, poi vi facciamo i finali di tutti i gironi, però adesso provo a collegarmi con Budoni, con l'amico Costantino, per vedere questo finale. La partita era abbastanza in tensione, 3-2, c'era questa rimonta del San Cesare, vediamo come è andata a finire e vi rimandiamo fra qualche istante. Simple song for simple mind. Why shouldn't it make us feel so satisfied? So babe, let's play a little bit of music tonight. So too much time has passed and I saw something really special that my heart can hold. And so babe, let's play a little bit of music tonight. Well, one day I'll find my soul. Abbiamo Costantino in diretta per Budoni San Cesario. Costantino, ci racconti questa partita? Sì, una partita, intanto iniziamo col punteggio finale, col risultato 3-3, partita rocambolesca perché al quarto del secondo tempo il Budoni si era trovato in vantaggio di 3 gol anche dopo il gol di Melu, ma poi il ritorno ospite favorito anche da un errore grossolano dell'arbitro che ha considerato un calcio di rigore che ha riaperto pure la gara, o per il calcio di rigore ha segnato agli ospiti, ha anche espulso un giocatore del Budoni. Tutto questo perché il difensore del Budoni era rimasto a terra in un contrasto aereo. In questi casi solitamente l'arbitro dovrebbe fermare perché si trattava realmente di un colpo subito alla testa. Così non è stato, il gioco ha continuato, l'attaccante è entrato in aria, è stato testato il rigore che poi ha portato 3-1 e l'espulsione del difensore. Ma non solo questo, perché poi il San Cesario ha avuto una eccezionale ripresa con il nuovo entrato Ceccarelli, ha fatto una doppietta e ha recuperato il pari proprio all'ultimo minuto, al 44esimo della partita. Il risultato, diciamo, per le occasioni potrebbe anche essere giusto, però un po' sporcato da questa azione dell'arbitro, diciamo, che ha concesso anche agli ospiti di giocare in superiorità numerica per oltre 20 minuti circa. Il risultato finale è 3-3. Ma Terracina, mi sai dare il finale di Terracina per caso? Terracina, sappiamo che lui viene in vantaggio, però non so come. Il finale non lo sai. Forse, non sono certo del risultato finale. So del Celargius, sì. Che ha vinto 6-2.
L'Arzachena ha vinto 6-2 col Selargius. Sì, sì. Va bene, ti ringrazio per questo collegamento, per la tua disponibilità. Ci sentiamo presto. Grazie Costantino, ti chiamo in settimana come ti avevo detto. Grazie Costa, grazie. Abbiamo sentito anche questo finale di Costantino che ci ha raccontato Budoni San Cesario 3-3. E torniamo con la We're all so young, life is very beautiful, outside is the sunshine, babe. Let's play your music tonight. So tell all that there's boy, we're all so young, life is very beautiful, outside is a sunshine, babe. Let's play our music where the passion is hate. Blue mink thought, I'm gonna detonate and you're dead. Blood in the house, blood on the street. Worst things in the world are justified by belief. Registration 1385W's dead.
Andiamo con il giro su tutti i gironi della Serie D finali. Abbiamo il girone A, Asti Argentina 3-0, Coronese Novese 4-1, Cuneo Chieri 2-1, Borgosesia Pro Settimo 4-2, Vado Sporting Bellinzago 1-2, Valle d'Aosta Bra 1-4, Acqui Drtona 1-3. Le partite Lavagnese, San Colombano, Borgonero Sestri, Oltrepuovo Ghera, Raparo Vogliasco sono state rinviate per i problemi. Per quello che è accaduto alla città di Genova, al quale ricordiamo siamo i migliori in bocca al lupo a tutti gli amici genovesi, che si riprenda più presto e che lo Stato intervenga a sistemare queste situazioni che sono veramente ridicole, perché non si può morire per l'acqua nel 2014. La classifica vede al comando la Coronese con 17 punti, seguita a un punto dallo Sporting Bellinzago. Lo Sporting Bellinzago che oggi. Lo Sporting Bellinzago che è andato a vincere 2-1 a Vado, era sotto di un gol e poi vince 2-1. Non siamo riusciti a collegarci con Mauro. Adesso il collegamento è difficile perché lui è negli spogliatoi, dunque non riusciamo ad avere questo collegamento. Comunque ci siamo sentiti fuori onda 2-1 finale. E lo Sporting Bellinzago continua a essere la sorpresa di questo girone. A 13 punti c'è Cuneo, Vado, Pro Settimo. Ora guardiamo il girone B. Finali del girone B della Serie D, dove abbiamo questi risultati finali. Pro Sesto Cisarano 2-1, Pontisola Inveruno 1-3, giocate ieri. Aurora Seriate, Sondrio 0-1, Oginatese Villafranca 0-0, Castellana Montichiari 1-0, Seregno Caratese 2-0, Castiglione Mappello 1-1, Verona Wicamp Caravaggio 2-2, Chileverghe Mezzano Pergolettese 0-1, in vantaggio a capolista resta in solitaria l'Inveruno con 19 punti, 17 il Castiglione, 16 il Seregno, 13 il Sondrio, 11 Pergolettese, Pro Sesto e Lecco. Andiamo a vedere il girone C della Serie D che abbiamo avuto prima, l'amico Gio Collegato che ci ha dato i finali, presunti tali, e adesso diamo un'occhiata a vedere se sono definitivi. Abbiamo avuto la vittoria del Belluno 3-1 in quelli Arzignano e il 2-1 del Padova, il 2-1 anzi il 3-1 del Padova a Fontana Fredda. Ha segnato nel finale Tibone, ha arrotondato dunque, aveva accorciato prima la Fontana Fredda, ma poi Tibone ha riportato le distanze 3-1. La Fenora Calstrappen 3-0, Arzignano Belluno 1-3, Mori Santo Stefano Clodense 2-2, Union Pro Legnano 0-0, Mezzocorona Zorrone 0-0, Tamai Dro 0-0, Triestina Altano Alto Vicentino 0-2, Giglio del Glosso, Montebelluna Sacilese 1-3, Beccaro il terzo gol, della Sacilese. Mentre mancano circa 15 minuti alla fine della trasmissione, abbiamo risultati ricordiamo che nel girone C, la classifica vede al comando, punteggio pieno, Belluno Bianco Scudati, Padova con 18 punti, a 2 punti l'Alto Vicentino, poi segue a 16, cioè poi a 12 della Sacilese, a 10 Tamai e Clodiense. Ora diamo un'occhiata al girone D della Serie D. Abbiamo questi finali: a Abano Correggese 1-0, San Paolo Montemurlo 1-1, Bellaria Igea Marina, Formigine 2-1, Scandicci giocata ieri 2-0, Fidenza Imolese 1-1, Fiorenzuola Porto Delta Torre incredibile 3-2. Fertis Juventus Ribelle 1-0, Mezzorara Rimini 3-1, Piacenza Romagna Centro 5-0 nel segno di Marrazzo, Cinquina di Marrazzo, Castelfranco Terme Ceccato 1-0. Per una classifica che vede seguente posizione, al comando l'Este con 16 punti, a 2 punti dietro il Piacenza con 14, a 13 punti Delta e Fertis Juventus con 13, Abano Fiorenzuola e Castelfranco con 12. 11 Mezzolara, 10 c'è Rimini, Correggese, Ribelli, Bellaria. Poi andiamo a vedere il girone E, i finali del girone E, dove ieri il Siena ha pareggiato.